A Giarre è difficile spiegare cos'è successo ieri in consiglio comunale, anche perché forse non lo hanno capito neanche i protagonisti diretti interessati. Il consiglio comunale è stato aggiornato a questa sera alle 20:30 dopo che la maggioranza ieri ha fatto cadere il numero legale, abbandonando l'aula per impedire la votazione sull'atto di indirizzo presentato dal capogruppo di Giarre e Viva Giuseppe Leotta in merito ai ritardi dei pagamenti alle cooperative sociali. Il 31 marzo scorso però sono state immesse nelle casse delle stesse cooperative circa 205.000 euro, cosa che ieri è stata peraltro rimarcata nel proprio intervento dallo stesso Leotta. Leotta che però non ritira l'atto di indirizzo tra lo stupore degli alleati e su richiesta di Fabio Di Maria e dell'intera opposizione l'atto di indirizzo viene messo ai voti. Ai consiglieri di maggioranza non resta altro che raccogliere gli effetti personali e abbandonare l'aula. La vicenda ha molto contrariato il sindaco Angelo Danna, che per la verità avrebbe gradito che l'atto non fosse stato neanche presentato. Stasera, sulla carta, l'atto di indirizzo di Giuseppe Leotta dovrebbe essere rimesso ai voti nuovamente, a meno che Leotta nel pomeriggio odierno non lo ritiri. Ma ormai la frittata è fatta, il caso aperto, e resta da vedere solo come Angelo Danna e Sara Giuffrida intenderanno chiuderlo.